Ottavi di finale di Champions League al ritorno. Cosa ci consegnano? Ci consegnano Lipsia e Atalanta. L'Atalanta, Josip Ilicic dipendente, quaterna al Mestalla. Meglio segnargli nel fantacalcio, sti gol, ah, Josip. Ha regalato all'Atalanta il passaggio del turno. Un'Atalanta che ha fatto bene o male il suo dovere, segnando un gol più dei valenziani. Ne ha già fatti 3 in più all'andata, quindi. Un aggregato di 8 a 4 per gli uomini di Gasperini, che insieme all'Lipsia che ha demolito quelle poche certezze che erano rimaste ai londinesi del Tottenham. Dopo l'1-0 inflittogli al Walter Kane, sono stati sconfitti 3-0 anche all'Lipsia. L'Lipsia e Atalanta potrebbero essere veramente le armi a doppio taglio, perché tra le prime 8 ci sono. Poi appetito via mangiando, come si suol dire. Domani c'è Liverpool Atletico Madrid, si parte dall'1-0 per gli uomini di Simeone. E l'Atletico Madrid sa far giocare male l'avversario. E l'altra è Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund. Si parte dal 2-1 per i tedeschi. Il Paris Saint-Germain cercherà con ogni sforzo di sconfiggere il Borussia. Insieme al Liverpool, l'unica squadra che abbia vinto Coppe Campioni è proprio il Borussia Dortmund, di queste 8, perché le altre, partire dal Valencia, sì, ha centrato 2 volte la finale ai tempi di Hector Cooper, perdendo nel 2000 dal Real Madrid e nel 2001 dal Bayern Monaco.